girare a destra su strada sterrata. Proseguire per 1 chilometro fino a coordinate, sulla destra. E buongiorno a tutti e benvenuti sulla Foresta del Consiglio. Siamo al confine tra Veneto e Friuli ed oggi la giornata è un po' piovosa, ma il meteo l'ha chiamata piovosa, e volevo andare a scoprire la Casera Ceresera. Andiamo, seguitemi e vediamo come va a finire oggi. Allora, vi lascio qua in parte, come al solito, le coordinate geografiche del dove ho parcheggiato e da dove inizia il sentierino per arrivare a questa casera. Ecco, oggi, dato che il meteo chiama brutto tempo, ho scelto un percorso semplice, non esposto, in mezzo al bosco, in modo che si può godere un po' anche di queste giornatine uggiose e piovose. Così al momento non abbiamo ancora messo niente, c'è qualche gocciolina, ma non abbiamo messo niente per la pioggia. Confidiamo nel meteo. E boh, vabbè, in caso abbiamo tutto uno zaino. Sono le 7 della mattina e il bello di andare via questi orari, c'è tutta la natura che si risveglia, senti. Bellissimo. Come dicevo prima, siamo proprio al confine tra Veneto e Friuli, proprio sulla linea di confine. E qua c'è il cartello che ci dice che siamo arrivati al comune di Polcenigo. Come vediamo scritto su questa roccetta, stiamo facendo il sentiero B. A un certo punto, circa 1,5 chilometri dalla partenza, abbiamo deciso di fare una deviazione. Sulla mappa c'è una traccia nera che, seguendola, mi dovrebbe far tagliare un bel pezzo di stradina asfaltata. E come mi conosce sa che odio le stradine, mi sono qua subito a fare sto deviazione che subito va su bella tosta, sta contentenza della Tania, però sei contenta, vero, che ti faccio fare le deviazioni? Ecco. Non ci sono segni sugli alberi, non ci sono segni per terra, però penso che sia di facile intuizione al momento questa traccia nera. Come vedete, seguiamo di qua.
sottobosco qua, il paesaggio è veramente bello. Poi con tutta quest'acqua che è venuta giù si risalta il verde, mi piace tantissimo. Eccola là, ma così siamo arrivati alla stradina di prima. Dunque questo pezzo qua, ragazzi, per chi volesse ve lo consiglio, fatelo, che è molto molto carino, piuttosto che farci la strada. Eccoci qua alla stradina. Sempre sentiero B. Ecco, qua mi dice che siamo sul sentiero B e dovevamo venire su per di là. Facciamo così, adesso andiamo su di là. Altro cambio di rotta seduta stante. Seguiamo sempre queste tracce nere e passiamo davanti alla casera Candaglia, mi sembra il nome, deve essere una roba comunale o dei Boy Scout, qualcosa del genere. La intravedo ed è là così. Ora ci passiamo davanti. Ed eccola qui. Ultimo sforzo. Wow. Ecco, casa forestale. Casa forestale Candaglia. Con davanti un prato non poco invidiabile, posto veramente bello, ragazzi, qua, mamma mia, bello. Vabbè, adesso lasciamo la casella Candaglia e andiamo verso la nostra. Guardi, guarda, là c'è un punto panoramico. Andiamo a vedere? Certo. Andiamo a vedere quello che ha scoperto la Tania. Un super scenic wave point. C'è anche un tavolino. Si arriva qua in alto su sto sperone. E non male, c'è un tavolino e un'altra panchinetta. Da qui vediamo se riesco ad andare un po' più in alto. Guarda, c'è la panchinetta. Da qui si intravede un po' la piana del Cansiglio, dove che abbiamo parcheggiato. Ok, adesso ritorniamo sui nostri passi, passiamo a fianco di questa casera, casa forestale, e andiamo su verso la nostra casera caserera, se non sbaglio. Si è alzato un po' di aria. Allora, si passa sta casera qua, la Candaglia, subito ad angolo c'è una stradina, andate avanti sulla stradina 100 metri, aguzzate la vista tra i pini qua e intravedete il sentiero, che è questo. No,
non è segnato da nessuna parte, ferma, non è segnato da nessuna parte, né sugli alberi niente, però sulla carta sì. Si prende questo sentiero, in teoria ci porta su. Devo dire che fin adesso è meraviglioso, meraviglioso veramente. Eccoci qua in questo meraviglioso sottobosco e siamo arrivati alla casera. Ora, come di consuetudine, andiamo a curiosare. Speriamo che sia aperta. Ed eccoci arrivati. E c'è un bel lucchettone qua. Faccio un bel lucchettone, però sapevo della parte aperta. Qua ce n'è un'altra. Vediamo qua. Sì, vediamo. Ecco. Allora. Faccio un bel cartello, Club Alpino Italiano, stazione di Sacile, Casera Ceresera, metri 1347. Chiusa. Questa è chiusa? Chiusa. Ecco qua. Ecco qua, è chiusa. Presente di... Qua c'è... Ecco, bivacco. Questo è il bivacco, dovrebbe essere aperto. E qua c'è un bel cartello. Attenzione, presenza di vespe nel bivacco. Vediamo se veniamo a casa con un po' di becconi. No, aspetta. Eccolo qua. Ah, proprio piccolo, piccolo. Allora. Ok. Qua ci abbiamo una stufettina, un micro tavolino. E qua abbiamo dei posti letto. Castello 1, 2, 3. 4, sì, io non vorrei dormire là in alto, e anche là, ecco, ci abbiamo il libro del bivacco, ecco un giusto giusto micro bivacchetto che non è male lo stesso, però guarda che contesto, ma che bello. Questo è bellissimo da su, c'è anche una panchina che dopo vado a vedere, tavolini qua in estate. Anche mettere la tenda qua. Vado fino alla panchina, vuoi venire? Aspetta che chiudo. Andiamo fino alla panchina lì in alto. C'è anche qua, va che roba. Là c'è un bel barbecue, grande legna. Là cosa c'è? Andiamo sulla panchina o andiamo là? No, andiamo prima sulla panchina e dopo andiamo a vedere là cosa c'è. Qua siamo sulla panchina di prima. Speravo che fosse un po' più panoramico. Invece non si vede assolutamente niente. Una bella vista sulla... Però da qua verso le casere devo dire che merita, no? Sì. Andiamo giù, andiamo a vedere quel capanno là del legno e dopo mangiamo qualcosa. Allora, Tania super curiosa, è più curiosa di me.
tutto sarà legna verde. Ah, la legnaia. Una legnaia. La legnaia. Bella. Vabbè. Allora, mangiamo qualcosina. Dopo là c'è un cartello con scritto Belvedere 20 minuti. Quasi quasi approfittiamo, se il tempo continua a tenere, che è dalla nostra parte, andiamo fino al Belvedere. Intanto andiamo a mangiare qualcosa. Ok, abbiamo fatto una bella colazione e adesso ci dirigiamo qua sul Belvedere, 20 minuti mi dà, speriamo che il tempo resta un po' con noi un altro pochino e andiamo a vedere questo Belvedere, se è veramente un Belvedere o no. Giove? Vabbè, proviamoci, dai, via. Cartellino su per di là. Eccoci qua, Belvedere. Andiamo. Beh. Direi che sarebbe un Belvedere atomico là sotto, non penso che con la GoPro riusciate a vedere, ma si intravede la pianura, solo che giù danno brutto tempo, è tutto coperto, ma presumo che se veniamo qua una bella giornata la vista deve essere veramente spettacolare. Torno, abbiamo tempo sposto. Lascia a voi vedere cosa abbiamo attorno, qualche figata. Là sotto ci sono i tetti della casella che siamo stati prima. Ok, allora io il video lo farei terminare qui, perché tanto ce ne torniamo dalla stessa strada che abbiamo fatto all'andata. Vi consiglio, se volete farlo, di farlo pari pari come l'ho fatto io, come che vi ho consigliato io, di lasciar perdere la stradina e andare per i sentierini neri, che sono una figata. Bellissimo. Guardate le indicazioni e niente, vi lascio le indicazioni di tempistica e quant'altro come al solito qua sopra, o di qua adesso vediamo. Venite con una bella giornata, oggi siamo stati graziati, non ha piovuto fino adesso, ma ho paura che prima che arriviamo in macchina verrà giù una latta di acqua. Vabbè, dai, anche questa è montagna. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like. E niente, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie di averci seguito. Ciao. Ciao.